Salve proprio YouTube, benvenuti su Shion, io sono Neo Geo e questo è Echo the Dolphin. Scommetto che siete già in vacanza, se non siete in vacanza siete lì che state facendo le valigie. Ma state facendo le valigie per andare dove? Pensate di trovare veramente il fresco andando in montagna? Oppure pensate di divertirvi andando in spiaggia insieme a tutta quella gente a morire cotti e uccisi dal sole? Non dovreste fare così, dovreste rimanere a casa a giocare i vostri preferiti videogames. Questa l'ho già sentita da qualche parte, però adesso non ci fai pensare. Vabbè, comunque per voi e solo per voi abbiamo deciso di fare un video completamente instant, cioè nel senso che l'abbiamo scritto 5 minuti fa sopra un tovagliolo, ovvero una classifica dei migliori videogiochi d'estate, cioè i videogiochi che ricordano l'estate, cioè che al loro interno ricordano il concetto di estate. Oh, è una classifica molto particolare, molto, insomma, sì, molto, molto scema da un certo punto di vista, ma siamo qui anche per divertirci, quindi cosa stiamo qui a perdere tempo? Vi preciso solamente che la classifica di questi 10 giochi, come dicevo, appunto una classifica di giochi che all'interno ricordano in un certo senso il concetto di estate, ma sono comunque anche legati in un certo senso a dei ricordi nostalgici che mi e ci riguardano. Beh, è anche normale, insomma, dopotutto è una classifica che abbiamo fatto così nel giro di 2 secondi, quindi potrebbero esserci anche delle lacune, ma chi se ne frega, e partiamo subito col numero 10. Fighting Spirits e Fatal Fury. Fighting Spirits sicuramente è uno dei migliori picchiaduro a incontri che si possono trovare su Amiga, e la fonte di ispirazione di questo picchiaduro, che ricordiamo è completamente italiano, è sicuramente Fatal Fury. E Fatal Fury già di per sé in alcuni suoi scenari ricordava parecchio l'estate, con scenari che ricordano, insomma, ambientati in una spiaggia oppure in una piazza piena di gente che si diverte, tutti vestiti in maniera leggera, quindi insomma ricorda in un certo senso l'estate. Fighting Spirit non era da meno col suo fantastico scenario della spiaggia con della tipa che lanciava le stelle di mare, che in questo momento non mi ricordo come si chiama. Fantastico, quanta nostalgia. Vi ricordate quanto erano buoni gli hot dog da Joe Sharks? Numero 9. Micro Machines 2. Ah, ok, questo è solamente uno scenario che ricorda l'estate in Micro Machines 2. È il scenario della spiaggia, quello con gli dune buggy. Questo a me ricordava sempre le piste delle biglie che si fanno di solito in spiaggia con gli amici per giocare, insomma, con le cose. Ma quante volte, quanti di voi hanno mai provato a sostituire le biglie con delle Micro Machines? Nessuno, anche perché sulla sabbia non vanno, quindi mi sono sempre chiesto come fanno ad andare nel videogioco. Vabbè. Numero 8. The Secret of Monkey Island è la saga di Monkey Island al completo. I Caraibi, i pirati, scimmie con tre teste e fantasmi, e insomma, chi è? Dov'è che non potete vedere l'estate in tutto questo? È veramente endemico pensare che i pirati, i Caraibi ricordino l'estate, insomma, è una cosa abbastanza normale, e questo videogioco ovviamente lo ricorda in tutto per tutto. Dopotutto, la stessa Millie Island, il primo Secret Monkey Island, non sembra quasi una località quasi turistica, eh? Beh sì, questo è anche in un certo senso anche relazionato al segreto di Monkey Island, per chi lo conosce. Beh, andiamo avanti. Numero 7. Summer Games 2. Ok, qui siamo dalla Epix, cioè i giochi epici fatti dalla Epix, cioè i giochi multievento con gli sport in mezzo. Non so, non chiedetemi perché ho scelto Summer Games 2, probabilmente perché ci sono molto più attaccato per questioni nostalgiche, però questa è una raccolta di minigiochi, di giochi sportivi estivi, che in un certo senso facevano anche le veci dei giochi olimpici, non a caso. E insomma, qual è uno dei giochi, insomma, come poteva mancare in classifica uno di questi giochi che ricorda l'estate già nel suo titolo? Numero 6. The Legend of Zelda The Wind Waker. Ok, questo è il gioco di Zelda che più in assoluto si avvicina al concetto di estate. Lo sapete perché? Ovviamente lo sapete già, perché è completamente ambientato in mezzo al mare, e quindi abbiamo tantissime isolette che ovviamente ricordano delle spiagge, quindi ambienti estivi, e un mare sterminato in cui viaggiare con una bellissima barca vera mentre c'è, insomma, un sole fantastico che, insomma, ci illumina la nostra avventura. Questo secondo me è uno dei giochi, come ho già potuto dire, uno dei più sottovalutati della saga di Zelda, e secondo me è sicuramente uno di quelli che ricorda di più il concetto di estate, in un certo senso.
Numero 5. Super Mario Sunshine. Rimaniamo in casa Nintendo con un altro gioco, appunto, Nintendo. Qual è sicuramente il gioco più estivo di tutta la saga di Super Mario? Ma sicuramente Super Mario Sunshine, dove lui e Peach, assieme a Todd, insomma, ad altri, vanno in vacanza in un'isola tropicale. Solo purtroppo la loro vacanza poi si trasformerà, insomma, in un lavoro, una sorta di lavoro forzato per Mario, che dovrà pulire tutte le parti inzaccherate, però insomma è sicuramente il platform, o comunque il gioco Nintendo più estivo in assoluto, anche perché al posto di collezionare le stelle, come succedeva in Mario 64, bisogna collezionare i soli, e cosa c'è di più estivo che il sole, come concetto, diciamo. Numero 4. Windjammers. Qual è lo sport più estivo che viene in mente? Beh, insomma, a parte il beach volley, sicuramente il frisbee. E cosa c'è di più estivo che fondere il frisbee con il tennis, mettendo insomma una sorta di campo da tennis con le porte ai lati in cui bisogna tirare il disco per fare punti? Facendo così otterrete Windjammers, uno dei sport concettualmente più estivi che possano esistere. Oltretutto, questo è uno dei miei arcade preferiti, nonché anche uno dei miei giochi preferiti della Data East, ed era un cabinato che si trovava molto spesso sulle spiagge e anche nelle sale giochi delle località marittime. Numero 3. Kings of the Beach. Ah, questo è uno dei giochi più estivi che potete trovare fra tutto l'archivio dei giochi per DOS, per MS-DOS. La ragione è molto semplice, insomma, si parla di beach volley, e beach volley è ambientato appunto su una beach, su una spiaggia. E cosa c'è di più estivo che una spiaggia, una beach, e giocare a beach volley con gli amici? Sono particolarmente legato a questo gioco anche perché andavo a giocarlo, sempre d'estate, a casa di alcuni miei amici in cui ci facevamo delle sfide all'ultimo sangue. È sempre meglio comunque che andare in spiaggia, no? Numero 2. California Games. Ok, torniamo. Torniamo dalla Epix, e questa volta però abbiamo una raccolta di minigiochi ancora più estivi di Summer Games, se così è possibile. Oh, quali sono i giochi più estivi che potete pensare se non il surf, il BMX, lo skate e il palleggiare con una pallina su spiaggia? Cavolo di sport era questo? Sinceramente non l'ho mai capito. Numero 1. Outrun. Cosa c'è di meglio del capolavoro della Sega? Capolavoro della Sega, dove vi mettono dentro una Ferrari testa rossa assieme a una bionda e vi fanno viaggiare in mezzo alle spiagge, alle palme. Avete il mare di fianco, i chioschi, i diner, tutto quello che potete assolutamente immaginare e collegare con l'estate. Con una colonna sonora da urlo, oltretutto. Outrun è il gioco sicuramente più estivo, il gioco che incarna fondamentalmente lo spirito di evasione dalla realtà, ma di evasione anche dalla routine quotidiana. Chi non vorrebbe smettere di lavorare, uscire dall'ufficio e saltare su una Ferrari decappottata assieme a una bionda e farsi un bellissimo viaggio in mezzo alla località fantastica? Bene, popolo di YouTube, questa è la nostra classifica dei nostri giochi estivi. Mi raccomando, non scordatevi la crema solare, e visto che voi partite e voi no, ci facciamo un bellissimo saluto e ci vediamo a settembre.